invitato da questo, no? Chi l'ha invitato? E allora che ti dico io, l'ha invitato tu? Sta sempre a rompi con me. Mi ha invitato il padrone di casa. E io sono venuto. È una tavella. Ero venuto a vedere sta targa. Mica sono. Cittadinanza nonno, fammi riconoscere nonno d'Italia, però una voce, una spiata mi ha detto che siete andato con 50 euro e ve l'ha fatta il gioielliere. Guarda che io sti lavoro il nipote. Una spiata, mi ha detto che voi l'avete fatta da voi la targa e poi... Guarda che ti dici, quando montate questa, uno... E due invece dei testimoni, uno e due, c'erano 12.000 persone. Ha detto che non c'ha fame, eh? Sì, tutti che non c'ha fame. Non c'ha fame, non li finisce, è netto e mezzo. Che non li finisce, secondo me sono duetti e mezzo. Duetti? Guarda là, vedi un po'. Però aspetta che ancora, perché al nord fa mal tempo, eh? Al nord fa mal tempo. E al nord ci si è messo forti nevicate. Incredibile, riaprono tutti le finestre, sta nevicando la bufera ha nevicato, incredibile, perché è un caso clinico dove c'è da studiare tanto, perché è un fenomeno questo. Non gli appiccicano le zanzare, non gli appiccicano i tafani, non gli appiccicano le secche. Gli ha appiccicato un giorno una vipera, è morta la vipera. E soprattutto si ricorda tutto. Sì, si ricorda tutto, per filo e per segno. Fino solo a... quei 5.000 euro che gli ho prestato, quelli se ne ricorda, e va bene. Però... lo voglio portare a studiare all'università, è un caso sì, da studio. I 5.000 euro sono come quel che hai dato alla tua moglie. I 5.000 cioè, euro. Per le vacanze, certo. Questo è... Ma tu? È tutto un giorno. Ascoltami, Spinaia. Sì? Una donna che fa ste crostate così, te la meriti? Io gli ho detto che potrebbe aprire una pasticceria. Lei fa dei segnali così, non so che vogliono di, ma... comunque è 50 anni che... stiamo sopportandola, va bene? Ma... stiamo sopportandoci. Ecco. Benedicus Bovis, impotentis Deus, peccatorum, bestemmiorum, cincillorum.